Ciao a tutti, siamo qui a vedere l'unboxing di Maracaibo, edizione italiana, Uplay, finalmente, attesissimo, doveva arrivare ad agosto e noi ce l'abbiamo oggi in anteprima, quindi abbiamo intanto le monete in metallo, andiamo a vedere un attimo, a parte la scatola, allora queste monete sono, direi, di buona qualità. Ok, ci sono da 5, da 2 e da 1. E le monete già ci piacciono. Siamo da una parte. Ok, qua abbiamo lo scatolone bello pesante. Vediamo cosa ci dice. Caraibi, molte azioni, modalità storia, la variante in solitario, un gioco da 1 infatti a 4 giocatori, 12 più 30 minuti a giocatore, di Alexander Pfister. Tantissimi componenti, un tabellone enorme, più di 200 componenti in legno, più di 260 carte e molto altro. In questa scatola dovrebbe esserci anche l'espansione. Ok, direi che possiamo andare ad aprirla. Togliamo il cellophane. E vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Apriamo. Allora, troviamo subito il regolamento in italiano, bello grossino tra l'altro, contenuto, andiamo a vedere cosa ci dice questo regolamento, preparazione del giocatore, svolgimento, quindi una panoramica delle varie fasi del gioco, le azioni principali. Poi abbiamo le azioni villaggio, compiere una missione, azioni assistente, verso casa, conteggio intermedio, conteggio finale. Fine della partita, dopo la partita, perché nel caso stessimo giocando la campagna, che è inclusa anche la modalità campagna nel gioco, penso che dovremo cambiare alcune cose, abbiamo carte carriera, potenziamento nave, ora non voglio dare spoiler, ma comunque non so come funziona di preciso, la proveremo. Effetti delle carte, le missioni, c'è un bel po' di roba da leggere, un bel po' di pagine. La variante in solitario, anche questa la proveremo. Un bel sommario con tutte le icone, tutti i simboli, questo bene che ci sia. Anche perché credo che i simboli e le icone saranno molte in questo gioco qua. Tutti i vari edifici, il sommario delle carte carriera, sommario delle carte storia, tessere legacy. Immagino che anche queste siano per la modalità campagna. E qua un riassuntino con il tabellone e varie cose. Ok, passiamo oltre e troviamo le prime fustelle. Abbiamo queste, sono le plance personali, queste sono delle tessere che andranno messe sul tabellone in sostituzione di alcuni spazi azione nella modalità campagna, o anche se vogliamo giocarci uno scenario della campagna per cambiare un po' il setup, insomma. Qua abbiamo altra plancia, abbiamo le monete, ma noi ce ne freghiamo delle monete perché abbiamo quelle in metallo. Altra plancia, altri segnalini, tutte fustelle. Poi ce le apriamo. Segnalini, questi sono le missioni da completare. Tante fustelle, altre plance, altre monete, altre missioni, altra roba. Fino a che non arriviamo al tabellone, che dovrebbe essere bello grande. Spero che riusciate a vederlo tutto nell'inquadratura, io ve lo apro.
Abbiamo sul retro questa rosa dei venti e eccolo qua, il tabellone, quindi sì, bello grande, con tutti i vari luoghi, la mappa dei Caraibi, i tracciati. Il tabellone non c'è niente di tradotto sul tabellone, anche perché ci sono solo icone e nomi dei vari luoghi. Quello che invece ci interessa per la traduzione sono le carte, che ora ce le andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo vari componenti dei giocatori, quindi con i vari lavoratori, mini, cubetti. Ok. Poi c'è questa busta che non so cosa serve, ma penso che serva per, che riguardi in qualche modo la campagna, credo, però non lo so assolutamente. E poi abbiamo carte, 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 bustine, un bel po' di bustine che servono sempre, ancora bustine, 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 e poi ecco anche questa cosa qua, utilissima, ce ne andiamo a vedere. Questo è il fondo della scatola intanto, bellino. Questi sono i riassunti per i giocatori in italiano, ovviamente. Spero che non ci siano errori di traduzione, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, anche perché abbiamo atteso un bel po' per questo gioco. Ora andiamo a vederci queste carte. Questa forse è l'espansione, vedo che è il retro diverso. L'espansione consiste in un mazzo di carte in più. No, questa forse è la storia, perché vedo capitolo 2. Potrebbe essere questa l'espansione, non lo so, andiamo a vedere. Allora, apriamo questo mazzo. Vediamo un po'. Abbiamo usuraio Diego, dottore Edward. Capitolo 1, quindi questa è roba che riguarda la storia probabilmente. Ecco, queste sono invece le carte. Tutto ben tradotto. Droghiere, quando compie questa carta scarta 3 merci uguali. Prete. Beh, queste carte in realtà avevano poco testo, c'è cioè giusto il nome, però alcune hanno proprio la descrizione dell'azione sotto, quindi bene che siano tradotte in italiano. Non era molto dipendente dalla lingua come gioco, però vabbè, in generale a me piace avere le cose in italiano, se c'è un minimo di testo, però per chi non proprio non capisce l'inglese, soprattutto perché c'è la modalità storia, quindi ci sarà un bel po' di testo, anche qua comunque c'è, le icone non sono così immediate dato che ce ne sono tante, quindi tutte le azioni hanno il testo che ti spiega l'effetto della carta stessa. Questo sicuramente è una cosa positiva, e quindi averlo in italiano aiuta un sacco. Poi chiaramente dopo tante tante partite che ci giocheremo impareremo anche bene le icone, ma specialmente all'inizio ci ritroveremo sicuramente molto spesso a leggere il testo. Qui altre carte, altri personaggi. Queste dovrebbero essere tutte le carte comunque incluse già nel gioco base senza l'espansione. Il retro qui è uguale. Mamma mia, quante carte! Tantissime carte. Andiamo a aprire quest'altro mazzetto. Ancora personaggi, personaggi, personaggi. Ma io credo che questo gioco abbia una variabilità enorme, dato il numero di carte, dato che non entreranno mai in gioco tutte le carte in una partita, anzi ne entreranno, viste quante sono, ma forse neanche la metà, non lo so di preciso, ma sono tantissime.
ogni partita sarà sicuramente molto diversa, più ci sono i vari setup delle, diversi, insomma, per la campagna, che aggiunge ulteriore varietà, modalità solitario, questo mazzo che non si apre. Quindi la varietà non manca, la variabilità non manca. Niente, questo mazzo qua, forse è l'espansione, non si vuole aprire. Passiamo a questo, quello ce l'abbiamo dopo. Allora, vediamo qua cosa c'è. Queste hanno questo retro, e poi ci sono le bandiere, e queste altre carte, e altre bandiere. Io non so, devo andare a vedere bene tutti i componenti, perché non so di preciso. Questi sono capitoli, quindi riguardano la campagna, e avevo visto altri capitoli qua. Capitolo 1... sono queste tre. Capitolo 2, 3, 4, 5, quindi queste sono tutti, sono 11 capitoli, credo. Però vedo dei numeri anche qua in basso, 80, 81, mentre qua siamo a 1, 2, 3, quindi non lo so. Vediamo se qui ce ne sono altre. Queste, ah, questi qua sono per il solitario, ecco. Queste sono tutte per il solitario. Queste credo che siano le carte che danno punti vittoria a fine partita. Queste qua, con questo retro. Queste... non lo so, sono gli obiettivi, forse che poi noi abbiamo una barca, quando li completiamo mettiamo la bandiera sopra la barca a indicare che abbiamo completato questa cosa, non so di preciso. Ci riusciremo ad aprire questo mazzo? Ci riproviamo? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, il retro, qui abbiamo storia, senza storia facile, senza storia, senza storia difficile. Ah, eccole qua, quindi mettiamole in ordine. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccole qua, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quindi queste sono tutte le carte campagna. Arrivano fino alla 73, quindi qua abbiamo 75, 76, 77, quindi ce ne siamo persa qualcuno per strada, non so dove. Queste sono quelle per il solitario. Va bene, in ogni caso poi me lo guarderò con calma. Stavo cercando di capire quale fosse l'espansione, ma 8 carte carriera, 157 carte progetto, 77 carte storia, segnate con dei numeri rossi in basso a destra, le carte 99 sono dette speciali. 4 carte panoramica, 15 carte automa, 8 edifici prestigio, ecco quali erano quelli con retro diverso. Ma io questa espansione non la vedo, a meno che non siano carte in più che sono già qua dentro in questo mazzone. E boh, non so se me ne andrò a contare tutte, perché queste già dovrebbero essere 265 più, credo, questa espansione, che rimane un po' un mistero. Io mi aspettavo una scatoletta, un qualcosa a parte. Quando ho ritirato il gioco mi hanno detto che l'espansione l'avrei trovata all'interno della scatola, e quindi sarà all'interno della scatola, presumo. Comunque, vi farò sapere, scrivetemi nei commenti, fatemi le domande che volete, io nel frattempo cerco di riordinare un po' tutta questa roba,
E niente, questo è Maracaibo, a breve lo proveremo, quindi vi faremo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!